Questa settimana su Like, Fitti Immagine Bimbo, la moda made in Italy per i più piccoli e tanta allegria. Auto Show, voglia d'estate con la nuova Cabrio S sulle strade della Grecia, quando la tradizione si fonde con la visione del futuro. In Sardegna per un weekend all'insegna dello sport tra golf e regate. Protagonista, il nuovo SUV ibrido plug-in della Casa dei Quattro Anelli. Supercar Night Parade al Parco del Valentino, Motor Show di Torino. 54 case automobilistiche, ognuna con l'auto più rappresentativa. È il nostro capriccio estivo, la nuova Porsche 911 Cabriolet. Giallo Racing, il mito 911, la sportiva pura. Quella da guidare tutti i giorni perché è classicamente bella, ma senza essere sfacciata. L'abbiamo provata in Grecia, sulla costa sud di Atene, con le acque blu e smeraldo riflesse nelle tonalità più accese dei colori speciali di questa ultima evoluzione del modello più iconico. Dal blu Miami al verde lucertola, rosso, blu genziana, arancio lava. Possiamo scegliere tra la S a trazione posteriore e la 4S con le quattro ruote motrici. Le condizioni meteo sono incerte, ma poco importa al volante di questa vettura, che porta nella quotidianità la tecnologia ispirata alle vittorie in gara. Sempre un passo avanti nel pieno rispetto della tradizione. Il sistema di apertura e chiusura della capote in tela non mette nell'imbarazzo di dover prendere una decisione. Apriamo e basta, in soli 12 secondi grazie a un nuovo motorino idraulico fino a 50 km orari. Il tettuccio scomparsa ha un cristallo posteriore integrato con una struttura leggera ed elementi in magnesio che lo tengono ben teso anche ad andature più allegre. E senza la capote ci godiamo il sound con il 6 cilindri boxer biturbo 3.0 da 450 cavalli, abbinato al nuovo cambio automatico doppia frizione 8 marce. Le prestazioni sono quelle di una sportiva di razza, ovviamente, da 0 a 100 in 3 secondi e 9 per la S, e poco di meno per quella trazione integrale, con i tempi che possono scendere di 2 decimi di secondo grazie al pacchetto Sport Crono. A noi non serve. Questa Porsche ci piace godercela così, alla velocità di crociera che più ci permette di guardarci intorno. Proseguiamo verso il porto del Pireo. Traffico non ce n'è ancora troppo e la voglia di accelerare con prudenza ci permette anche di provare il nuovo sistema di Wet Mode che rileva la presenza di acqua sulla strada, predisponendo i dispositivi di controllo per una guida ancora più sicura sul bagnato. Ha smesso di piovere, la capote sempre aperta e lo spoiler che esce in automatico una volta raggiunti i 90 km orari, per poi richiudersi quando la lancetta scende a 60 km orari. Gli interni strizzano l'occhio ai modelli anni 70 nelle suggestioni e nel contagiri ben delineato del quadro strumenti, ma tutto è digitale e ultramoderno, con due display configurabili e al centro lo schermo da 10,9 pollici del PCM, il sistema di infotainment Porsche, con delle grafiche belle ed effetto. Nuovo volante, sedili più affilati e più leggeri. Si parte, open air, liberi da tutto, persino dalle chiavi. Il keyless è di serie e noi siamo pronti per il prossimo viaggio. La Costa Smeralda dà il benvenuto al nuovo SUV ibrido plug-in di Audi, la Q5 55 TFSI i4, esposta al Phi Beach tra le rocce naturali di Baia Sardinia. Un weekend all'insegna dello sport con il torneo di golf femminile Pevero for Ladies e le regate dello Star World Championship. La rassegna iridata della storica classe olimpica torna sul campo di regata di Porto Cervo con velisti come Paul Cayard, nell'importante ruolo di ambassador di One Ocean Foundation, la fondazione per la salvaguardia dei mari di cui Audi è partner nello speciale sodalizio con lo Yacht Club Costa Smeralda. Negli ultimi 24 mesi Audi ha evoluto il rapporto con lo Yacht Club Costa Smeralda, aderendo attraverso lo Yacht Club Costa Smeralda alla fondazione voluta dal principe Aga Khan e quindi alla Carta Smeralda, che è la carta con la quale la fondazione si orienta a riqualificare il rapporto verso il mare, a dare delle indicazioni concrete perché questo vada nella direzione di raggiungere dei livelli di sostenibilità e dei cambiamenti diversi, e come concretamente supportare questo tipo di iniziative passa attraverso la volontà delle aziende di supportare. Audi è in questa direzione perché chiaramente il nostro obiettivo è quello di procedere in una rotta di azzeramento del livello di emissioni attraverso la progressiva elettrificazione della nostra gamma. Non a caso in questa data abbiamo introdotto in anteprima nazionale la Q5 TFSI, che non è altro
altro che una vettura ibrida plug-in che ha la possibilità di utilizzare due motori, uno benzina e uno elettrico, per combinare quindi degli elementi di grande prestazione e degli elementi di sostenibilità. 500 Nm di coppia, 1250 giri, 367 cavalli, sono una combinazione straordinaria di prestazioni e sostenibilità. Ad assistere alle regate anche lo storico timoniere di Azzurra nell'American's Cup e ambasciatore della fondazione, Mauro Pelachet, protagonista del One Ocean Educational Tour di 2500 km su un Audi e-tron lungo le strade d'Italia. Qui abbiamo con noi anche il nostro partner scientifico, il CNR, rappresentante del CNR di Oristano, che hanno fatto anche una prova proprio di quel che sembra anche da noi, mare stupendo, pulito, lo è. Però purtroppo anche noi non facciamo eccezione, abbiamo trovato microplastiche proprio qua anche davanti al Porto Cervo, che purtroppo ormai è diventato un fenomeno globale. Anche noi nella bellissima Costa Smeralda purtroppo non siamo esclusi da questa tematica e cerchiamo di fare la nostra parte. È stata un'edizione dei record, quella del Parco Valentino Motor Show a Torino, con 54 brand e il 98% del mercato automobilistico italiano presenti. C'è questo nuovo concetto, un evento gratuito per il pubblico, ed è diventato un punto d'incontro. Un punto d'incontro tra le case automobilistiche e un punto d'incontro tra i grandissimi collezionisti che provengono da tutto il mondo. E quindi vedete alle mie spalle veramente dei pezzi incredibili. Abbiamo i prototipi dei più grandi carrozzieri italiani, quindi Pininfarina, Bertone, Giugiaro, fino a delle meraviglie, perché abbiamo l'intera collezione delle 5 Pagani Zonda, abbiamo la collezione delle Ferrari 12 cilindri e poi il coinvolgimento della città è totale, perché abbiamo fatto delle sfilate meravigliose. La più emozionante sicuramente sono state le Formula 1, 6 Formula 1 in centro nella città di Torino, in via Roma, in piazza San Carlo, in piazza Castello, e poi la parata dei presidenti. La prima vettura al via, la Bugatti Chiron Saint-Dizan, guidata dal presidente Stefan Winkelmann. E a seguire tutti i protagonisti del mondo automotive. Ecco il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, al volante di una Jimny Gunn con Carolina Costner, campionessa del mondo di pattinaggio e storica brand ambassador della casa. Ford schiera la GT per la prima volta in Italia. Al Salone dell'Auto di Torino arriva per la prima volta in Italia anche la Nissan Leaf Nismo RC, race car 100% elettrica, accanto alle novità della Nissan Intelligent Mobility. Alla kermesse torinese debuttano le novità Jeep Plug-in Hybrid, la Jeep Renegade e la Jeep Compass. Tra le anteprime nazionali anche il nuovo crossover compatto Mazda CX-30. È stata veramente una festa, ormai questo è un evento che si è consolidato ed è davvero un punto d'incontro per tutti gli amanti dell'automobile. La moda per i più piccoli non è un gioco da ragazzi, ma un solido giro d'affari che sfiora i 3 miliardi di euro. Lo sottolineano i dati di Confindustria Moda. Lo ribadiscono gli oltre 600 marchi presenti a Firenze in occasione dell'89esima edizione di PT Bimbo, la più importante fiera internazionale di settore andata in scena negli spazi di Fortezza d'Abasso dal 20 al 22 giugno. Ricerca, sperimentazione, sartorialità e tanto made in Italy, per un evento che si conferma non solo un incubatore per marchi in erba, ma soprattutto una vetrina d'eccellenza per le più celebri griff del nostro paese. Le tendenze più rilevanti di questo PT Bimbo sono grande colore, grande gioia nei tessuti, grandi colori appunto dal fluo ai colori più accesi, molti fiori. C'è grande attenzione all'ecologia, per cui abbiamo veramente tante novità anche da questo punto di vista, ma direi che proprio è la gioia che in qualche modo viene rappresentata da questi vestiti, che sono vestiti sempre più molto comodi, quindi meno cerimonia intesa come cerimonia basta, ma vestiti belli da portare tutti i giorni e comodi, quindi con un'attenzione proprio alla qualità dei tessuti. E tra i grandi marchi, emblema della moda italiana nel mondo, sigla il suo debutto assoluto in fiera la collezione Junior per la primavera-estate 2020 di Emporio Armani, presentata nella prestigiosa Sala della Scherma. Un guardaroba che strizza l'occhio a quello degli adulti, a partire dalle inconfondibili silhouette delle giacche e dei completi, proposti in versione più divertente e accattivante, ma anche dalla scelta di stampe e grafismi.
Abiti formali si alternano a look casual e a capi più sportivi, declinati in colori delicati per le bambine, come l'accostamento del rosso al rosa cipria, illuminati da lurex e paillette. Più accese le tinte e i contrasti che contraddistinguono il guardaroba per i maschietti, giocato su tinte flu come il verde e il giallo. I materiali, leggeri ed estivi, spaziano dal popelin alla seta, dalla pelle ai tessuti più tecnici, frutto di ricerca e sperimentazione. L'inconfondibile Manga Bear, iconico motivo grafico del brand, personalizza con sofisticata allegria borsette in formato mini, maglie e felpe. Anche le calzature, perfettamente in linea con i trend del momento, sfoggiano forti abbinamenti di colore, inclusa la modaiola linea chunky, ovvero scarpe da ginnastica con suole maxi e forme over. Anche lo storico marchio Blauer USA presenta PT Bimbo per l'estate 2020 un guardaroba dal piglio contemporaneo, con capi tecnici ed eco-friendly, ottenuti grazie al riciclo di fibre e plastica. Questa stagione abbiamo puntato sull'ecologico, presentando dei capi e soprattutto dei piumini dove sia all'interno l'imbottitura è in piuma riciclata oppure in piuma sintetica. E poi abbiamo per la prima volta presentato un capo in cui sia l'esterno che l'interno deriva dal riciclo della plastica, per cui è completamente riciclato. Per la prima volta presentiamo le scarpe e soprattutto sneaker, con vari tipi di tipologie di tessuti che riprendono un po' i colori comunque della collezione. E poi abbiamo anche dei sandalini che d'estate comunque sono comodi e piacevoli per i bambini. Il marchio italiano Il Gufo sceglie le fiabesche serre torrigiani a Firenze all'interno dell'omonimo Parco Patrimonio dell'UNESCO per presentare, sempre durante PT Bimbo, la sua nuova collezione per la primavera-estate 2020. Una collezione votata alla sartorialità e all'alta manifattura made in Italy, scaldata da romantiche suggestioni naturali, a partire dall'ispirazione, quel giardino segreto che diventa simbolo e metafora di un'infanzia felice a contatto con l'ambiente, ma anche sinonimo di ritorno alle radici. È un'appassionata riconferma del nostro DNA più autentico, più vibrante. È come al solito l'espressione dell'amore per la natura e in questo caso soprattutto è la scoperta di un giardino. Dominano argomenti come fiori, gli insetti, gli animali. Abbiamo posto un accento importante sulla manualità, sulla manifattura, quindi quasi la totalità dei ricami sono fatti a mano e le stampe sono studiate come delle pennellate leggere su fondi di abiti, su gonne, su t-shirt. I tessuti ovviamente di conseguenza sono leggeri, tulle, organze, anche il denim quest'anno è stato alleggerito ed è totalmente blicciato con fiori applicati, con applicazioni di piccoli insetti e la maglieria sempre in combinazione con questa tenerezza, con questa dolcezza e degradé. Una collezione giocata sui due volti della contemporaneità, quello bucolico e romantico, l'altro più grintoso e metropolitano, che prende ispirazione dalla moda degli adulti. A partire dalla linea di activewear, dove felpe con cappuccio si abbinano a leggings in tessuto tecnico per le bimbe o a bermuda in jersey con culis per i maschietti. Un contrasto sottolineato anche dai colori, pastello e delicati quelli fedeli al mondo naturale, più accesi quelli dedicati all'avventura urbana. Quest'anno a fianco a questa dolcezza abbiamo deciso di dare un tocco quasi irriverente ad un tema della nostra collezione che si sviluppa tutta in bianco e nero, soprattutto nel maschio ma anche nella femmina, quindi felpe bianchissime con nastrature nere, cappucci, stampe tattoo, un gufo molto serio, nuovo per noi e sicuramente un modo per interpretare il mercato in maniera più aggiornata. Senza dubbio, da una certa età in su, sicuramente il bambino fa delle richieste molto chiare perché li vediamo tutti, hanno i telefoni in mano da subito e quindi sono tutti aggiornati, digitalizzati, respirano e vedono le tendenze in tempo reale anche loro, quindi sicuramente c'è un flusso di richieste e informazioni tra i bambini e i genitori che una volta non c'era, quindi senz'altro partecipano.
sono le fiabe, invece, il filo conduttore della collezione per la primavera-estate 2020 portata in passerella dal marchio Monna Lisa durante l'89esima edizione di PT Bimbo a Firenze. A sfilare all'interno dello storico giardino Torrigiani sono capi dall'anima romantica, fresca ma contemporanea. Un inno alla gioia di vivere e giocare, sottolineato da mini salopetti in denim con ricami, abitini in perfetto stile marina e un guardaroba disegnato appositamente sia per la mamma che per la bambina. Per la prossima primavera-estate le tendenze sono molteplici. Abbiamo curato molto l'aspetto delle maniche, quindi maniche molto ampie, effetto un po' Tudor, queste manicone imbottite che poi alle bambine gli stanno molto bene, le rendono ancora più principesse. Poi i ruffle, le gale, un tripudio di gale e di tulle, i colori rosa, giallo, turchese. Sicuramente noi ci rifacciamo molto alla moda della mamma, guardiamo sempre tutto, siamo però, penso, bravi a coniugare le due cose, quindi la comodità e le esigenze di una bimba con quel pizzico di fashion che comunque non fa male. A sfilare in passerella anche la piccola Ania, primogenita della super top model Alessandra Ambrosio, presente in prima fila durante il défilé. Io ho iniziato a sfilare a 15 anni, lei ne ha solo 10, è ancora una bambina. È stata invitata a sfilare per lo show di Monna Lisa, di cui è una grande fan, e ne ha indossato i vestiti per anni. E loro l'hanno invitata, era così emozionata di farlo. Credo che per lei sia un gioco più che una professione, ma magari sceglierà di seguire la mia strada. Io non voglio scegliere nulla per lei, ha una personalità molto forte. Sono qui per supportarla in qualunque cosa voglia fare. I capelli sono sempre al primo posto quando si pensa all'immagine di se stessi. Da un'indagine condotta nel 2018 dall'Istituto di Ricerca Sigma Consulting, risulta che il 67% delle donne e il 51% degli uomini pone molta più attenzione alla cura dei capelli che alla forma fisica, al look e al viso. Inoltre, secondo questa ricerca, almeno un italiano su tre si ritiene insoddisfatto della propria capigliatura. Nelle donne questa impressione è più o meno costante in tutte le fasce di età, mentre negli uomini cresce col passare degli anni. Questa constatazione è giustificata dalla progressione della calvizie maschile, che inizia in giovane età. Al giorno d'oggi, con le nuove tecnologie e grazie ai progressi della scienza, esistono numerose soluzioni per far fronte ai problemi di calvizie, primo fra tutti l'autotrapianto di capelli. Ne parliamo con Elena Weir, medico chirurgo estetico e tricologico. Esistono diverse indicazioni da seguire per ottenere il meglio da un intervento di trapianto di capelli. Innanzitutto è opportuno verificare la presenza delle caratteristiche e delle condizioni ideali affinché l'intervento possa garantire al paziente una copertura completa e naturale. Nel dettaglio, per caratteristiche intendiamo la densità di capelli nella zona donatrice e ricevente, la grandezza dell'area su cui intervenire e la tipologia di diradamento. Per condizioni ideali invece intendiamo la presenza di un cuoio capelluto sano con un corretto equilibrio idrolipidico, la validità della zona donatrice e la stabilità della zona di impianto. In secondo luogo è opportuno pianificare un progetto di trapianto di capelli che sia specifico per le personali caratteristiche del paziente, illustrare il possibile risultato raggiungibile e quantificare con un calcolo preventivo il numero di unità follicolari necessarie a coprire in modo ottimale l'area diradata. Infine è importante eseguire un monitoraggio continuo del paziente e della corretta ricrescita dei capelli fino al raggiungimento del risultato desiderato. Entro 3 mesi la maggior parte dei capelli impiantati cade a seguito dello stress subito tra fase di espianto e di impianto dell'unità follicolare. Dopo questo fenomeno, assolutamente normale, i capelli gradualmente inizieranno a ricrescere. Un primo risultato sarà già apprezzabile dopo 6 mesi, mentre il risultato definitivo lo avremo a 12 mesi dall'autotrapianto. Una volta che i capelli saranno ricresciuti, la zona sottoposta ad autotrapianto di capelli sarà stabile nel tempo. I capelli trapiantati, infatti, non sono sensibili all'azione dell'idrotestosterone, che è l'ormone responsabile dell'alopecia androgenetica. I
I centri specializzati offrono un servizio complementare al trapianto di capelli. Si tratta di un vero e proprio protocollo in grado di assolvere tutti gli aspetti descritti precedentemente. I pazienti sono accompagnati, tramite controlli frequenti con esperti, dalla prima visita fino al raggiungimento del risultato, anche molti mesi dopo l'intervento. Inoltre sono previste garanzie sui trapianti di capelli affinché i pazienti possano vivere questa esperienza con estrema tranquillità. La scelta di affidarsi a strutture e a professionisti specializzati si rivela dunque la soluzione vincente. Oggi, inoltre, centri di questo tipo sono dislocati in tutte le principali città italiane e non è necessario affrontare viaggi impegnativi per trovare un consulente sempre a disposizione. Ci vediamo tra poco! Un'orchestra di robot costruiti con materiali di riciclo, automobili che anticipano il futuro, intelligenza artificiale e business digitale. Sono queste alcune delle novità presentate al Web Marketing Festival, evento giunto alla sua 7ª edizione dal 20 al 22 giugno al Pala Congressi di Rimini. Una 3 giorni di conferenze, networking e formazione su temi sociali e innovazione, che ha coinvolto 21.000 partecipanti. Il Web Marketing Festival nasce dall'esigenza di abbinare l'innovazione tecnologica e digitale all'innovazione sociale. Questo è un momento storico abbastanza particolare in cui abbiamo a disposizione un arsenale tecnologico davvero importante e dobbiamo cercare di capire come utilizzarlo nel migliore dei modi per andare a migliorare la società. Il festival ha un format che va ad abbinare la formazione al centro, una serie di momenti dedicati al business networking, dei talk ispirazionali, dei momenti di show e intrattenimento sul main stage, degli hackathon e dei workshop operativi. Le innovazioni più interessanti di questa edizione sono sia nell'area espositiva, abbiamo in esposizione una stanza dedicata alla realtà virtuale, un'auto futuristica, Flymove, gli speech sono oltre 500 durante la 3 giorni, segnalo qualche sala, una dedicata all'intelligenza artificiale, una dedicata alla robotica e un'altra dedicata alla blockchain. Un'immersione nella digital transformation con show avveniristici, talk di approfondimento e momenti formativi dedicati all'influencer marketing, a strategie di business digitale e guide all'uso dei social network per avviare la propria impresa. Uno sguardo interessante anche al mondo dei ricercatori, impegnati a sviluppare robotica e intelligenza artificiale per migliorare la vita delle persone. Siamo venuti qui per raccontare le ultime applicazioni del robot umanoide iCub e stiamo lavorando ultimamente a due macro aree come gruppo di ricerca. La prima è la teleesistenza, ossia abbiamo l'obiettivo di far esistere l'essere umano altrove, e la seconda far interagire un essere umano con il robot stesso. Noi immaginiamo ad esempio la possibilità di abilitare le persone con disabilità motorie al lavoro. Possiamo immaginare il robot umanoide che opera in situazioni assai pericolose. In quel caso disaccoppiamo, l'essere umano si troverà in un posto sicuro e il robot umanoide opererà nelle zone di emergenza. Non solo tecnologia, ma anche attualità. Al centro del dibattito i temi dell'integrazione e della disinformazione affrontati da imprenditori, giornalisti e opinion leader per esaminare il ruolo del web nell'influenzare l'opinione pubblica. Quest'anno sul main stage abbiamo avuto in apertura Roberto Saviano, Alessandro Di Gregorio, vincitore al David di Donatello, nel pomeriggio avremo Mimmo Lucano, durante la 3 giorni avremo anche Federica Angeli, Roberto Zanda, prendendo in considerazione personaggi che lanciano un messaggio positivo. Tutti insieme possiamo provare a costruire un futuro diverso. Ecco perché Web Marketing Festival, WMF, vuol dire anche We Make Future. A fine 2018, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d'Italia, lo stock di liquidità detenuto dagli italiani era pari a 1.400 miliardi di euro tra conti correnti, depositi e biglietti cartacei. 300 miliardi in più rispetto al 2008, quando però era in corso una crisi che stava mettendo in ginocchio il nostro paese. Questo dato significa che molte persone riescono a risparmiare, ma anche che la cultura finanziaria continua a essere latente nel nostro paese. Manca la consapevolezza che quando si lasciano i soldi parcheggiati sul conto corrente si subiscono delle perdite dovute all'inflazione, anche se non sono evidenti perché il capitale sembra rimanere invariato.
L'inflazione erode la nostra liquidità nel tempo, anche quando ha valori bassi, di poco superiori all'1%, come nel corso del 2018. Per fare un esempio concreto, se tengo 100.000 euro sul conto e l'inflazione è all'1%, subirò purtroppo, senza rendermene conto, una perdita di 1.000 euro all'anno. Troppo spesso i risparmiatori sottovalutano il rialzo dei prezzi, anche perché rispetto a 20 o 30 anni fa, l'aumento del costo della vita è decisamente più contenuto. Ma come ci sta spiegando Paolo Galvani, presidente di Moneyfarm, andrebbe comunque attentamente considerato se si ha l'obiettivo di preservare e di far crescere il proprio capitale. Bisogna tenere presente che la Banca Centrale Europea ha come obiettivo un'inflazione del 2% e che la crescita nei prossimi anni è probabilmente destinata ad aumentare rispetto ai livelli a cui siamo stati abituati ultimamente. Con un'inflazione di questo tipo, in 20 anni il valore di un capitale investito diminuisce di circa il 30%. Il paradosso è che molti risparmiatori tengono i soldi sul conto corrente perché hanno paura di subire perdite sul proprio capitale. Questa paura però deriva molto spesso da una non corretta percezione del rischio. La vera scelta, infatti, non è tra una potenziale perdita e lo status quo, ma tra la generazione di un rendimento attraverso un rischio controllato e una perdita di valore certa. In altre parole, non investire è il peggiore investimento che si possa fare. Gli italiani tengono i soldi sul conto corrente da un lato per far fronte agli imprevisti, anche se poi spesso non si assicurano contro i vari rischi. Dall'altro perché hanno una scarsa fiducia nei mercati finanziari, mentre invece amano comunque giocare d'azzardo. Comportamenti contraddittori che si spiegano solo con una bassissima educazione finanziaria, confermata dalle classifiche internazionali che posizionano l'Italia fra i peggiori paesi in questo ambito. Sicuramente nel nostro paese sono mancati e continuano a mancare dei provvedimenti seri che favoriscano il risparmio. Sarebbe necessario un programma articolato che incominci con l'educare gli italiani. Chi non ha le competenze deve affidarsi a chi è in grado di giudicare la situazione finanziaria nel modo più obiettivo possibile e di conseguenza consigliare le soluzioni di investimento davvero adatta alle sue esigenze. I mercati finanziari non devono fare paura, ma al contrario essere considerati come un'opportunità. E anche il settore del risparmio gestito deve avere un ruolo, rispondendo alla domanda con una consulenza indipendente e di qualità. Investire in maniera coerente può fare davvero la differenza. Può significare riuscire a mantenere il proprio tenore di vita anche quando si smette di lavorare, garantire l'università ai propri figli, oppure andare in vacanza con regolarità. In altre parole, investire può significare avere delle certezze in un contesto generale che di certezze ne ha poche. È fondamentale aver ben presente il proprio orizzonte temporale. Se si hanno dei soldi da parte che siamo sicuri non ci serviranno per un lungo periodo, è statisticamente provato che l'investimento in azioni sia quello più redditizio. Anche noi, per esempio, di recente abbiamo lanciato una linea di investimento che può avere un'alta percentuale di esposizione azionaria. Non si tratta assolutamente di speculazione, ma bensì di una strategia di gestione del risparmio con una diversificazione geografica, valutaria e per settori economici. A questo va aggiunto che più si allunga l'orizzonte temporale, più il rendimento cresce, mentre le probabilità di perdere diminuiscono. Invece l'unica certezza che si ha quando si lasciano i soldi sul conto corrente è che l'inflazione eroderà una parte del capitale. La prossima settimana su Like, la 35esima edizione di Aria di Festa. 4 giorni di degustazioni, show cooking ed eventi alla scoperta del territorio. Auto Show, 100 modelli per celebrare un secolo di storia. La casa del Double Chevron invade il 15° arrondissement di Parigi. Dalla Svezia il noleggio a lungo termine a canone fisso, servizi ed assistenza garantiti.